Parleremo di materie prime agricole perché, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, c'è un rapporto di Coldiretti che ci dice che i rincari a energia e proprio alle materie prime sono costati al settore 9 miliardi. E quindi, insomma, ci sono cifre veramente che vale la pena ripercorrere per capire dove ci stiamo dirigendo. Intanto saluto Carlo Vallotto, non potrebbe che essere lui a parlare con noi di materie prime. Carlo, ben trovato. Grazie Emanuela, ben trovata anche a te, buongiorno a tutti i Ho telespettatori. cercato di fare un sommario molto veloce perché in realtà voglio lasciar parlare te, vista la centralità di questi temi che comincia a essere evidente, che continua a essere evidente. Allora, intanto ti chiedo in generale, le materie prime continuano insomma a preoccupare proprio per questi rincari. Abbiamo i porti ancora bloccati, appunto il gas con tutte le trattative europee dell'Occidente proprio per arginare la fornitura russa, insomma, il petrolio. Ecco, facciamo un discorso generale e poi tocchiamo punto per punto. Sì, ecco, diciamo che sostanzialmente adesso le materie prime stanno, io credo che le materie prime stiano un po', rimettendosi in moto un po' tutte quante. Abbiamo visto dei forti rialzi in precedenza, quindi, petrolio, gas, le materie agricole, insomma, le materie prime, l'alluminio, il rame. L'acciaio, grandi rialzi. Oggi invece stanno scontando un po' tutti quanti una discesa abbastanza forte, insomma, diciamo un ritorno allo status quo precedente, addirittura, insomma, per quanto riguarda addirittura il rame, magari poi lo guardiamo velocemente. È sceso sotto un livello importante, quindi insomma tante sono le situazioni nel mercato, quindi metalli preziosi, metalli industriali, materie prime agricole che un po' tutto il settore, un po' tutto il comparto sta, ripeto, secondo me, permettimi di usare questa parola, sta annusando, la parola recessione, insomma, Certo. Un po' quello che stanno dicendo tutti gli investitori, i mercati, insomma, anche Jerome Powell ha detto, rialzerò i tassi, anche qui passami la parola in barba a quello che potrebbe essere, insomma, l'eventuale recessione dei mercati. Di recessione io al momento credo che, insomma, un rallentamento si possa parlare. Recessione, insomma, magari, ecco, potrebbe essere una parola, da valutare un po' più avanti. Quindi ecco, per concludere la panoramica, un rialzo dei tassi da parte, una guerra contro l'inflazione da parte di tutte le banche centrali, Fed, Federal Reserve, BCE, Banca Inglese, Banca Centrale Inglese, Bank of Sì. Japan, un po' tutte quante, naturalmente rialzeranno il costo del denaro. La Bank of Japan, diciamo che è un caso un po' a parte, però ecco, questo ritocco, questo rialzo del costo del denaro naturalmente influenzerà tutto il settore dei mercati in generale, in particolar modo delle materie prime. Allora, passiamo subito al gas, se sei d'accordo, poi torniamo sulle materie prime agricole, Carlo. Allora, ovviamente, come detto, è anche una crisi del gas, scusa, non una crisi del gas, a parte crisi del gas, una guerra del gas questa. Negli ultimi giorni sappiamo che la Russia ha ridotto le forniture di gas all'Europa, compresa anche l'Italia. Cambiamo il titolo per favore dalla regia perché sono punti importanti, così i nostri amici sanno di cosa stiamo parlando. In Europa ovviamente l'andamento del prezzo dell'energia è alla base dell'impennata dei tassi di inflazione degli ultimi mesi, quindi c'è tutto un collegamento con questo. Dove portano, ecco, per citare il titolo, Carlo, così lascio a te il punto di partenza del discorso, dove portano questi tagli alle forniture delle forniture russe, insomma, cioè, cosa potrebbe succedere ovviamente? Diciamo che ecco, il settore, diciamo, queste sanzioni, questo taglio delle forniture russe, insomma, un po', al momento, insomma, da più parti, non soltanto in Italia, anche all'estero, è visto un po' come tirarsi la zappa nei piedi, insomma, perché non abbiamo grandi altre modalità, tipologie di risorse. L'eolico, l'idroelettrico stanno sperimentando purtroppo una ciclicità di mancanza di venti e mancanza di precipitazioni quasi, diciamo, che non succedeva da 50 anni, insomma, quindi è un grosso problema. Il nucleare, la Russia, scusate, la Francia,
la Francia ha dato anche un po' il forfait in una delle più grandi centrali nucleari, quindi diciamo che c'è veramente un problema, potrebbe presentarsi, usiamo il condizionale, un problema insomma importante se non si trovano soluzioni realmente appetibili nel breve termine. Quindi nell'ultima settimana, da quello che ci è dato sapere dalle fonti importanti, naturalmente il principale fornitore russo, insomma Gazprom, avrebbe tagliato il 40% di fornitura di gas all'Europa, e quindi insomma ancora ulteriori altre difficoltà. E in questo senso qui naturalmente in questo senso io credo che insomma si apre un po' la strada. Che cosa? Si apre la strada al gas liquefatto americano. Quindi diciamo che, ecco, se da una parte si stanno cercando ulteriori accordi, Algeria, Qatar, mi pare che Eni in questi giorni abbia siglato un accordo con il Qatar, con il Kuwait, adesso scusate non ricordo precisamente, però ecco, nuove pipeline, anche l'East Med, che dovrebbe appunto venire dal Medio Oriente, quindi ci vuole un po' di tempo, soprattutto per accerchiare questo discorso. Le forniture di gas liquido in partenza dall'America potrebbero darci una grande mano, insomma, a tutta l'Europa. Mm-hmm. Naturalmente, ecco, appunto ci vogliono le strutture adatte, e per questo ci vuole un po' di tempo. Certo, insomma. Carlo, peraltro insomma appunto un accordo che dall'Europa è un po' lento, cioè non arriva appunto un accordo su questo. C'è Mario Draghi che si sta molto, come dire, battendo su questo punto, cioè sta spingendo sul price cap, ma soprattutto ha chiesto che si faccia proprio, che venga organizzato un vertice a livello europeo nell'immediato, a luglio, proprio per trovare una soluzione, proprio perché si era raggiunto un accordo di massima, poi da rivalutare a fine maggio, però da quel momento in avanti ancora proprio le decisioni, complessivamente parlando, cioè di tutti i paesi membri dell'Europa, latitano e non arrivano, ma questo è un serio problema. C'è chi parla di razionamenti in arrivo, no? Sai, poi questo si traduce in preoccupazione per le persone, per le famiglie, per le imprese, che già fanno fatica perché i prezzi salgono, e quindi ovviamente questo va a aumentare la difficoltà economica che già esiste. Sì, assolutamente, insomma, purtroppo, ecco, come diciamo più volte, insomma, la finanza non deve essere l'economia finanziaria, la finanza, insomma, non deve essere un mondo a sé, è un qualcosa che, come anche tu spesso porti in giro, insomma, grazie alla tua esperienza, grazie ai tuoi articoli, insomma, la finanza di tutti i giorni, ovvero la finanza che si rivolge direttamente al cittadino, insomma. Quindi ecco, rialzo delle materie prime si tradurrà in un aumento dei costi per la produzione, per le industrie, e la catena quella è per le famiglie, per i retail, quelli per il consumatore, certo, comune, quello che siamo noi, insomma. Naturalmente auguriamoci che in qualche modo rientrino, insomma, si trovi una soluzione. Si parla appunto, già come dici tu, si paventano razionamenti, non è una bella parola, viviamo nel 2022, non siamo nel 1900, quindi veramente a volte sembra di essere ritornati indietro di 100 anni, però con tutta la tecnologia, diciamo che abbiamo avuto un grandissimo sviluppo tecnologico, però le emozioni umane, ciò che succede nel mondo, naturalmente può, al di là della tecnologia, può impattare ancora oggi in questo senso qui. Quindi possibilità di razionamenti, possibilità insomma di difficoltà di approvvigionamento energetico, usiamo ancora una volta il condizionale, potrebbero svilupparsi, potrebbero esserci, naturalmente ci auguriamo di no. Tutto questo, come ben anticipato tu, purtroppo temo che si tradurrà nell'aumento di prezzi. L'unica cosa che mi auguro è che le aziende non speculino su questo fatto, se per ipotesi esattamente, ecco, esattamente, cioè se per ipotesi il costo della pasta, tanto per dire, o del caffè, dovesse aumentare di 10 centesimi a causa dell'aumento della materia prima, ecco, speriamo che l'azienda
non aumenti di 50 centesimi, esatto, tanto esatto. per arrotondare, ecco, diciamo, sì, esatto, tanto per arrotondare, sai, poi ovviamente analizziamo sempre tutti gli aspetti della situazione, tanto per arrotondare in modo furbo, quindi vera e propria speculazione negativa, o magari in alcuni casi proprio per necessità. Il problema è per questo, no, che deve essere risolto a monte, perché appunto tante imprese fanno fatica proprio a produrre e quindi automaticamente si vedono magari costrette, ripeto, per necessità ad aumentare esponenzialmente i prezzi che già sono aumentati e che già aumentano di fatto. Insomma, bisogna stare anche attenti in questo periodo alle truffe, chiaramente. A proposito di speculazione, affrontiamo il discorso dell'agricoltura, appunto rincari che sono costati al settore 9 miliardi, questo secondo una ricerca di Coldiretti. Coldiretti dice si è abbattuto un vero e proprio tsunami sulle aziende agricole, con rincari per gli acquisti di concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari che fanno pesare i bilanci, spostandoli verso un rosso sempre più profondo. Questo è quanto si legge da questa analisi. Perché speculazione? Perché anche qui abbiamo le quotazioni delle materie prime alimentari a livello mondiale che sono aumentate, poi correggimi se sbaglio, leggo un po' di numeri che ritengo importanti, del 34% nell'ultimo anno, questo secondo sempre le elaborazioni di Coldiretti. Ovviamente far aumentare questa volata sono i prezzi internazionali dei cereali, che sono cresciuti del 23,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Poi c'è tutto il comparto dei prodotti lattieri caseari, che salgono del 19%, lo zucchero ha aumentato di oltre il 40%, io e te abbiamo parlato sempre spesso di zucchero, e peraltro c'è il blocco delle spedizioni dai porti del Mar Nero a causa dell'invasione russa, che ha alimentato l'interesse sul mercato delle materie prime, e qui appunto arriviamo alla speculazione. Quindi oltre ai rincari già evidenti proprio per fattori contingenti, c'è chi se ne approfitta. Carlo, a te. Sì, giustamente c'è chi ne se ne approfitta, effettivamente, un pochino. In questo contesto che tu hai giustamente dipinto, dobbiamo ricordare che, ritorniamo un attimo, facciamo un velocissimo passo indietro, i prezzi del gas naturale sono cresciuti tantissimo, e ci interessa perché interessa l'agricoltura, perché con questi si producono i fertilizzanti, quindi aumento esorbitante del costo dei fertilizzanti, quindi automaticamente anche in questo caso qua il costo finale del prodotto è aumentato esponenzialmente. Addirittura c'è stato qualche mese fa, e ancora adesso, insomma, i paesi tra virgolette più a rischio dell'America del Sud, Brasile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, insomma, che si sono uniti chiedendo a gran voce che le sanzioni verso la Russia esentassero proprio la produzione di gas utilizzato nella produzione di fertilizzanti, perché sennò hanno detto: qui noi come facciamo? Cioè, già a noi il costo, abbiamo problematiche meteo con difficoltà di precipitazioni, abbiamo visto il caffè, appunto lo zucchero altalenante, lo zucchero per quanto poco, però ha salito molto. Le stime che hai dato tu sull'andamento dei prezzi sono assolutamente reali, attenzione, sono riferite chiaramente a valori, al prezzo del valore in euro, però naturalmente nei mercati finanziari, certo, grosso modo siamo lì, naturalmente, chiaramente, ecco. Quindi è una situazione assolutamente da monitorare, da tenere sotto controllo, ma direi molto di più da noi dal punto di vista certamente economico-finanziario, dal punto di vista dell'investimento, però chi se ne deve occupare certamente, ecco, dei tavoli rotondi, delle riunioni anche di emergenza in Europa o dove devono essere, insomma, in modo anche la FAO ha dato l'organizzazione, appunto, che si occupa appunto della fame nel mondo, insomma, ha dato un alert molto molto importante, l'OMS lo stesso, tutte le principali organizzazioni mondiali hanno puntato il dito e stanno puntando il dito e stanno veramente dicendo attenzione, perché veramente ci troviamo in una situazione estremamente difficile, quindi bisogna darsi molto molto. Certo, ecco, prima di salutarti, un'altra parola che è importante, poi magari ci torneremo anche in qualche altra puntata, Carlo, tu hai citato giustamente l'aumento dei costi dei fertilizzanti, ma c'è un altro meccanismo, chiamiamolo così, che rischia di far aumentare ancora i prezzi delle materie prime agricole,
ossia il protezionismo. Cosa succede? Ovviamente proprio per paura, no? Che le scorte possano diventare sempre meno e che quindi di conseguenza poi i prezzi possano aumentare, i paesi potrebbero limitare le esportazioni. Adesso per dirla molto banalmente, e quindi di chiudere il mercato, no? Quindi il protezionismo, proteggere proprio i propri confini. Però questo farebbe giusto lievitare ancora di più i prezzi. È successo nelle ultime settimane proprio India e Indonesia. India aveva bloccato, ha bloccato e poi sbloccato la produzione di, l'esportazione di grano a causa di una forte ondata di calore, diciamo che ha individuato una minor produzione di grano, molto molto importante per l'India. Un monsone leggermente inferiore alle aspettative, per loro il monsone è importantissimo per l'India, anche perché mi piacerebbe raccontare, insomma, che come l'agricoltura, gli agricoltori trasformino ciò che guadagnano dall'agricoltura in oro fisico. Quindi vedete come è tutto collegato al mercato. L'altro Certo. paese, l'Indonesia, che ha bloccato di fatto l'esportazione di olio di palma, che in questo momento è veramente sotto grande osservazione perché l'olio di palma viene utilizzato in moltissime produzioni. Quindi ecco, il protezionismo di cui appunto tu hai accennato, anche qui non solo potrebbe, purtroppo, se dovesse essere applicato, chiaramente non farebbe altro che gettare benzina nel E fuoco. certo, guarda, ti saluto con questo messaggio di un amico che lancia anche una buona proposta, ma è chiaro che noi stiamo ragionando anche su tempi stretti perché sono soluzioni, situazioni, sono situazioni che devono essere risolte nell'immediato e con soluzioni che possono essere efficaci, non dico da domani perché purtroppo non esiste nulla che domani risolve la situazione. Però un amico dice, invece di continuare a cercare gas e petrolio, il governo italiano non farebbe prima convincere, e già bisogna convincere, i paesi nordafricani ad installare enormi impianti fotovoltaici enormi, come sta facendo la Gran Bretagna. Lì c'è molto spazio, no? Problemi paesaggistici e lavoro per i residenti. È vero, si darebbe lavoro alle persone locali, quindi sicuramente questo andrebbe ad aiutare anche l'economia interna e si risolverebbero tanti altri problemi. Ovviamente, però, questa è una soluzione molto, insomma, secondo me positiva, però non sarebbe immediata, insomma, no, Carlo? Sì, esattamente, non sarebbe immediata, come tutte le cose ci vuole un po' di tempo, poi sai, concludo velocemente, l'industria, le aziende hanno negli ultimi anni utilizzato un modello smart, quindi non hanno, diciamo che non hanno dei grandi magazzini, non hanno delle grandi scorte di Certo. materiali come avevano in precedenza. Quindi ecco, anche questo. Oggi che non riescono, ovvero prima si ordinava, il giorno dopo lo avevi e l'azienda funzionava così. Oggi non funziona più così, ci vogliono settimane di attesa proprio per i porti, per la congestione dei porti, come hai detto tu all'inizio. E quindi ecco, tutto un sistema che sta cercando di cambiare e che sta cambiando. Certamente questa sarebbe una grandissima idea, di idee ce ne sono, bisogna assolutamente metterle in atto anche in Italia. Se si potesse appunto utilizzare il fotovoltaico in maniera decisamente seria, insomma, un grande input di aiuto ci potrebbe essere, insomma, da questo punto di vista. Benissimo, Carlo Vallotto, grazie come sempre, ti seguiamo sui tuoi canali, ci sentiamo presto anche qui e grazie insomma per questa panoramica decisamente importante e centrale in questo momento. Buona giornata. Grazie a voi, grazie a te, buona giornata a tutti quanti. Grazie.